Ben ritrovati al TG di Bodmeg. Oggi andiamo nel futuro, quasi ai confini della realtà, per scoprire il concept di un 77 metri, per poi tornare ai giorni nostri con due barche 2021. Cominciamo a scoprirle nel sommario. Se già a vederli finiti i gigayacht ci possono lasciare a bocca aperta, figuriamoci cosa può succedere nell'ambito dei concept, dove la progettazione viene portata ai confini estremi della realtà per vedere cosa poi effettivamente si può mantenere nel mondo reale e cosa invece lasciare, almeno per il momento, ancora all'immaginazione. Vi mostriamo allora un concept del cantiere Benetti che si è cimentato in questo esercizio sospeso fra progettazione e sperimentazione, affidando la creazione del Benetti 77 a un designer pluripremiato. Ci dice tutto Claudio Russo. Probabilmente mai barca è stata così aperta come questa, che all'esterno appare piuttosto chiusa. Anzi, è quasi come una scultura nata da un corpo unico e arricchita di seducenti intagliature. L'avrà creato un illusionista? No, il progetto è di Fernando Romero, uno tra i più influenti architetti al mondo per le sue realizzazioni in ambito civile, che ha sviluppato per il cantiere Benetti un concept del tutto astratto dall'idea tradizionale dei grandi motor yacht. Romero ha individuato nuove geometrie non solo affini all'estetica, ma che potessero anche creare una connessione armonica tra tutti i ponti e rendere fronte mare pure i più riservati ambienti interni. Questo gigayacht si chiama 77, nome che esprime anche la sua lunghezza in metri, ed è stato realizzato per spostare ancor più in là i limiti di innovazione, progettazione, tecnologia e artigianalità che formano lo spirito del cantiere Benetti. Ma i limiti sul Benetti 77 sono stati spostati anche dagli ingegneri del cantiere, che hanno collaborato con fornitori esperti in aeronautica per riuscire a nascondere il più possibile i dispositivi di navigazione. Sul Benetti 77 sono previste addirittura due piscine in posizioni davvero eccezionali. Una è incastonata nel triangolo di prua del ponte principale, che è solo una parte dei 140 metri quadri di terrazza esclusiva dell'armatore, e può essere utilizzata anche come eliporto. L'altra è a poppa, ricavata in un immenso e suggestivo beach club a pelo d'acqua. 7 le cabine. Oltre alla suite di 100 metri quadri dell'armatore sul ponte principale, ci sono altre due cabine VIP e 4 doppie sotto coperta. Per la propulsione sono previsti 5 generatori Caterpillar a velocità variabile. È un sistema complesso che consente di sfruttare appieno tutta la potenza dei motori diesel e porta questa enorme creatura a una velocità massima di 16 nodi con un'autonomia di 5.000 miglia a 12 nodi. Il Daytona 34 è il primo modello che apre una nuova gamma di motoscafi potenti e stilosi di Rio Yachts, come sempre disegnati da Marino Alfani. Si tratta di un cruiser di 10,5 metri che si presta a notevoli possibilità di cambio di look a seconda della personalità del suo armatore, ma non solo, vediamo di più in questo servizio. Potente e chic è Rio Daytona 34, il nuovo motoscafo con lo spirito da crociera presentato come novità 2021 da Rio Yachts. Il cantiere cavalca così l'onda dei motoscafi open con un nuovo natantone cabinato di 10,5 metri, che mostra un look improntato più a una barca di classe. A seconda della personalizzazione, poi, il Rio Daytona 34 può rispecchiare la personalità di ognuno, a partire dalla colorazione dello scafo, che può avere tinte tenue e tradizionali, ma anche toni più accesi, per chi vuole apparire un po' più esuberante. La palette dei colori disponibile è davvero notevole. Il Daytona 34 nasce come tutti i motoscafi, quindi abbastanza casual, snello e veloce, ma in questo caso il cantiere ha voluto attribuirgli un tono di autorevolezza in più. E questo intento lo si può cogliere in vari elementi, come le linee esterne molto pulite e a tratti avvolgenti che a poppa inglobano quasi totalmente i due fuoribordo Mercury, come fossero monolitici allo scafo. Ma bella scena la fa anche il T-top sospeso sul pozzetto. A bordo il Daytona 34 rivela una coperta walk-around, accompagnata dalle alte murate su tutto il suo perimetro. Sotto coperta l'ambiente è open space e si sviluppa in un'area per l'armatore a prua con il suo letto matrimoniale e una per gli ospiti a poppa in un altro letto a due piazze. Al centro il quadrato con il suo divano, ma senza la cucina, che invece è in pozzetto in un mobile molto ben attrezzato. E poi c'è il bagno, che ovviamente è in un vano separato e che presenta una buona volumetria.
Oltre al comfort, su un motoscafo come il Daytona 34 si cercano anche le prestazioni e proprio per questo Rio Yachts propone la barca con due Mercury Verado da 300 cavalli. Il nome magari non evoca proprio una novità perché è già stato ampiamente usato nel tempo, ma il nuovo Ferretti 500 nella versione 2021 è effettivamente una novità nella novità. Non solo cambia tutto il progetto, ma è anche il primo modello realizzato secondo la nuova filosofia del cantiere, che si rifà al concetto Just Like Home e che interesserà anche le nuove future imbarcazioni di Ferretti Yachts. Per il 2021 Ferretti Yachts ha varato il suo modello più piccolo. È il Ferretti 500, che è lungo 15 metri e che, con la sua nuova progettualità, punta a diventare la prepista del rinnovamento della gamma di imbarcazioni Flybridge prodotte dal cantiere. 15 metri, qualcosa più, qualcosa in meno, è sempre stata la misura d'ingresso nella gamma di Ferretti Yachts e questo nuovo Ferretti 500 gioca un ruolo particolarmente importante perché dal livello di soddisfazione di questo modello introduttivo dipenderà poi la scelta degli armatori di continuare o meno a crescere all'interno della gamma di Flybridge di Ferretti Yachts che va da 15 a 29 metri. Non di meno, il Ferretti 500 è il primo testimonial del rinnovamento totale che, nel tempo, interesserà tutti i nuovi modelli, se partiti dal 50 piedi per arrivare fino all'ammiraglia, con l'obiettivo di dare forma a imbarcazioni progettate secondo la filosofia Just Like Home, dove il benessere viene prima di tutto. Negli spazi interni si nota un lusso misurato ma d'effetto, dove l'eleganza si esprime attraverso una precisa ricerca delle giuste tonalità di colore e dei relativi abbinamenti, in un'architettura molto pulita e fresca. Freschezza di stile che non manca in nessuna delle due anime di decor previste, che sono denominate classico, dove prevalgono i toni caldi dell'essenza di rovere scuro abbinata a laccati lucidi e opachi, e contemporaneo, che è caratterizzato dal rovere nelle tonalità della sabbia e da tessuti nei toni del grigio, del beige e dell'azzurro. Per il layout del ponte inferiore sono previste due opzioni. Una è con due cabine con bagno privato più un vano di servizio utilizzabile a lavanderia. L'altro è con tre cabine, dove la VIP di prua viene leggermente ridotta per lasciare spazio alla terza cabina con due letti singoli. La vita all'esterno scorre in un pozzetto modulabile a seconda delle esigenze, come zona pranzo con divano e un tavolo per 6 persone o come zona relax con un prendisole che può essere allargato alla massima estensione abbattendo schienale e tavolo. Anche il Fly è un ambiente versatile e offre una vera lounge all'aperto completa di tutti gli arredi necessari. Nella sala macchine del nuovo Ferretti Yachts 500 ci sono due Cummins da 550 cavalli che permettono alla barca di navigare a 25 nodi di velocità di crociera e toccare i 30 di punta massima. Per questa edizione è tutto, l'appuntamento è alla prossima puntata del nostro TG. Nel frattempo condividete i nostri contenuti social. A presto!